siamo. Finalmente si ride. A parte il fatto di vedere i sorrisi, è meraviglioso. Emilia, finalmente sembri Freddie Mercury. Dai. Questa tipo è uomo in ala, Radio Panorama, la Sicilia che ci ascolta. Io sono Nicolò Torriaglio, l'ho partita io, faccio vari programmi, uno tra tutti Sole Iene. Sono qui con Emilia di Radio Panorama, e la sfida è: riuscirà a pronunciare il mio cognome in maniera corretta? Emilia, qual è il mio cognome? Torielli. Brava Emilia. Allora Emilia, un festival con un sacco di big, possiamo dire, no, non ci possiamo toccare perché ci sono le distanze. Emilia, te che ormai sei qui dal primo giorno di casa a Sanremo, secondo te, vieni qua che esci dall'inquadratura, secondo te chi è il favorito di questo festival, Emilia? Nicolò Torrielli. E mi piace già di più, poi dopo ti do il numero di telefono, io non so quale sia la tua situazione familiare, io sono singolo e lo voglio dire sia alle ascoltatrici che alle persone che ci stanno guardando in questo momento. Dove? Sui canali social, sul sito? Ovunque, sul digitale. Everywhere, comparuzzi. Scusaci Emilia, qua è sempre un piacere poter... No, Nicolò, hai fatto benissimo, sei il padrone di questa telecamera. Nicolò, parlami un po' dei tuoi progetti, sei inarrestabile. Ma guarda, il primo progetto è quello di uscire da questa pandemia, perché non se ne può più. Sembra di vedere un attimo uno spiraglio di luce, poi tocchiamo ferro perché ci mancherebbe altro, non voglio essere l'uccello del malaugurio. Rimani. L'asta è di ferro, infatti. Fai come Freddy. No, il primo progetto è ritrovare un attimo un equilibrio mentale che abbiamo perso tutti. Noi che facciamo questo mestiere negli ultimi anni abbiamo perso tutti. Poi c'è chi è riuscito a nasconderlo, come sottoscritto, con delle profonde meditazioni, però abbiamo un po' perso una sicurezza. Già di sicurezze non ce ne sono mai state. Nel momento che non puoi più fare questo, non puoi più fare quest'altro, è stata dura. Sto iniziando a vedere la luce, come tutti noi stiamo iniziando a vedere la luce. E hanno rincarato le bollette, però. Appunto stiamo vedendo la luce perché hanno rincarato le bollette. Però attenzione, perché sembra che si stiano facendo degli accordi tra vari governi, e quindi in teoria ti do una dritta: forse a marzo dovrebbe calare. Il gas dovrebbe calare, no, te lo dico non perché ho degli amici. Nella serie siamo alla canna del gas. Siamo alla canna del gas, però negli ultimi 2 mesi mi hanno chiamato 200 milioni di call center, quindi ti posso parlare di tutte le offerte che ci sono, e mi è stato detto che a marzo il gas scenderà, quindi portiamo pazienza. A parte che voi in Sicilia non abbiamo il sole tutto il giorno. È una delle regioni più belle del mondo. Risparmiamo un sacco. E io poi mi rendo conto che parlare di riscaldamento con una siciliana è... Abbiamo il sole dentro. Voi avete il sole dentro. Invece chi viene da una zona come la mia, ovvero in mezzo alla nebbia, nebbia, di gas ne consumiamo parecchio. E infatti la bolletta che è arrivata di questo bimestre è stata una sberla, Emilia, una bella sberla. Non dirmi, però si può rateizzare, vedi qual è la soluzione? Beh, guarda, rateizzare, io sto rateizzando tutto da 2 anni a questa parte, rateizzo la qualunque, rateizzeremo anche le bollette del gas. Invece non si rateizza la tua carriera, parlaci un po' dei tuoi progetti futuri. Ripartiamo il 9 febbraio con le Iene. Quest'estate non posso ancora dire nulla, cioè... Nevi. Guarda Emilia, c'è un qualcosa... dalla Sicilia. C'è un qualcosa... Estorsione. Ok, hai ragione, ti dico, c'è un qualcosa legato alla musica, ma non si può ancora dire nulla, perché paradossalmente una cosa che ci ha tenuto vivi tutti quanti è il progettare, il continuare a sognare, perché magari io il presente posso anche vederlo un attimo incerto, ma il futuro perché non devo vederlo radioso? Quest'estate ci sarà un sacco da fare in tutta Italia e... Anche in Sicilia. Quindi ripartiamo a breve, 9 febbraio con le Iene. Quest'estate non posso ancora dirlo, e finché la barca va lasciala andare. Ragazzi, non mi pongo più perché, per come, per cosa. Andiamo avanti e vediamo. Chi vuole essere lieto, sì Emilia, perché? Di domani non v'è certezza. T'abbraccerei, ma si può qua con il distanziamento? No, perché poi arrivano gli haters. Siete col pugno, prendiamoci a pugno. Non potete, il cuore, si è tamponato. Piccolo, già che siamo a casa Sanremo, cosa canti tu la mattina sotto la doccia? Allora, a me piace una canzone di Tito Schipa, Vivere, che è una canzone, se non erro, degli anni 30, perché Tito Schipa, sta parlando di uno indietro, che è la storia di uno che viene lasciato dalla ragazza, però dice, io adesso vivo. Grazie alla fine di questa storia
ho ripreso a vivere e sono felice. Ora me la canti? Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia. Ecco, Tito Schipa ha una voce molto 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 migliore della mia, Però hai reso l'idea. Mi fa piacere. Grazie a tutti gli amici di Radio Panorama, grazie Emilia per questa meravigliosa. Grazie Nicolò Torielli. Brava, viva la Sicilia! Viva la Sicilia sempre comunque.